È il giorno della perdonanza francescana e l'occasione per gustare il piatto tipico di questa ricorrenza, peperoni e baccalà, ma il momento più atteso della giornata è quello della sfilata dei carri allegorici. Sono sempre tante, infatti, le persone che raggiungono Frosolone per godersi questa festa. A colpire i visitatori non solo le scenografie, vere e proprie opere d'arte curate nei minimi dettagli, ma anche e soprattutto le divertentissime scenette proposte dai carristi, tutte ispirate da luoghi, personaggi e rituali del passato. L'edizione 2018 è stata vinta dal carro dedicato al medico condotto, il dottor Trillo. Un frammento importante della nostra comunità, che era quello del dottore del paese, e dove tutti quanti noi, nati dagli anni 80 in poi, siamo capitati, chi per una cosa bella, chi per una cosa brutta, però siamo tutti passati dal dottor Trillo. Questa cosa ci abbiamo veramente tenuto a fare un carro così, perché in primis ci teniamo alle tradizioni vere del nostro paese. Il carro che si è piazzato al secondo posto ha trattato il tema dell'emigrazione, riproponendo situazioni e personaggi legati all'organizzazione del viaggio. C'era un'agenzia per il viaggio, per i viaggi, che stava nel centro del paese. Quindi quando i nostri concittadini dovevano emigrare per andare nelle Americhe, si rivolgevano a questo signore che aveva anche il sale tabacchi, come potete vedere, e era lui che si interessava di tutte le pratiche. Terzo gradino del podio per il carcere di Santa Chiara. Abbiamo deciso di rappresentare un carcere che si trova nel centro storico di Frosolone alcuni decenni fa, e abbiamo rappresentato la scena in cui la guardia imprigionava una persona che ha compiuto un reato, mentre io, che rappresento il prete, benedico e confesso tutti i detenuti. Con la festa del 1° agosto entra nel vivo il calendario delle manifestazioni estive proposte dalla Proloco di Frosolone. Tra gli eventi di punta la mostra dei coltelli e delle forbici, ma non solo. Oltre alla mostra mercato, ovviamente c'è la notte arancione, il 3 agosto, e poi ci sono momenti culturali di alto livello, perché abbiamo qui con noi il tratturo con il concerto numero 1750 Mauro Gioielli, abbiamo Mimmo Locasciulli, il grande cantatore italiano, poi la mostra mercato, e poi in tutto questo avremo i programmi realizzati dai vari comitati e dalle varie associazioni che rendono veramente ricca e bella questa estate frosolonese.